Marco Zapparoli, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati. E benvenuto qui nel nostro podcast del Posto delle Parole per farci incontrare, ovviamente, la parola libro, ma non solo. Marco Zapparoli, editore di Marcos i Marcosi, in un minuto per chi non conoscesse questa casa editrice, ce la racconti. Ma è una casa editrice che compie 44 anni a gennaio e che è nata nel segno della poesia, cioè i primi libri erano proprio delle brevi sillogi di poesia, poi ha pubblicato tanta, tanta narrativa, un po' di tutti i tempi, dagli americani agli europei, ai giovani esordienti, e oggi è ancora qui con un programma che unisce narrativa di ricerca, narrativa nuova, classici e poesia. Sicuramente la poesia la ritroviamo anche adesso in questa seppur breve conversazione, perché alcune settimane fa, guardando tra le classifiche, c'è veramente da sobbalzare, perché allora, diciamo tre nomi nella classifica, come faceva Lelio Luttazzi un tempo, partiamo dalla terza posizione. In terza posizione abbiamo niente meno che Paul Auster con Baumgartner, pubblicato da Einaudi. In seconda posizione Ingeborg Bachmann, che l'abbiamo raccontata giusto ieri a proposito del libro di Laura Boel Con voce umana, con il parallelismo tra Ingeborg Bachmann e Maria Callas. Ma tornando a Bachmann con il libro che è intitolato Invocazione all'Orsa Maggiore. E in prima posizione Walt Whitman, Rivelerò io cosa dire di me, pubblicato da Marcos i Marcos. Sono belle soddisfazioni. Sì, è una classifica ovviamente di qualità, è una Certo. selezione dei critici di Repubblica, e però effettivamente pensando a questa tripletta, a questi tre libri, sono tre libri effettivamente di qualità e durata garantita e hanno come, secondo me, come trait d'union la voce, la forza e la potenza e l'unicità della voce, sia nella scrittura, sia nel senso fisico della parola. E questo, devo dire, è molto bello. A proposito di voce, proprio Ingeborg Bachmann definiva il corpo della voce, cioè più fisicità di così nella voce stessa. Ma infatti, ma infatti, ma infatti. Io devo dire che a proposito della fisicità della voce non posso non rimandare a un libretto che è stato ripubblicato dal bravissimo editore Luca Sossella, di Corrado Bologna, che si intitola Flatus Vocis e che è una riflessione di un centinaio di pagine è un excursus scritto benissimo, molto profondo, sull'antropologia della voce. Quindi è un excursus che unisce un po' la storia dell'uso della voce nei secoli, ma è ricco di riferimenti molto molto interessanti e molto profondi sul senso che ha la voce. Quindi, diciamo, questo ponte fra la Bachmann e Corrado Bologna, che è un filologo stimatissimo, mi sembra anche opportuno. E adesso insieme con Marco Zapparoli andiamo a curiosare all'interno di questo libro di Walt Whitman, Rivelerò io cosa dire di me. Ed è un particolare libro di poesia, particolare perché questo libro di poesia, la sua nascita è un po' particolare perché, se non ricordo male, nasce come spettacolo teatrale, vero Marco Zapparoli? Ma non sorprende che nasca come spettacolo teatrale perché è una sequenza di espressioni che possono essere considerate poesie in senso stretto o anche dichiarazioni o anche affermazioni o anche asserzioni che ben si prestano a uno spettacolo. Io ci vedo tutta una sorta di dialogo o di scambio da più parti, come una specie di coro a scambio di voci che arrivano da tante parti, dove l'aspetto, diciamo così, rivelatorio, no, per andare sul titolo, si affianca ad altri aspetti che riguardano, come dire, lo spirito corale dell'umanità, una sorta di esortazione al cambiamento e, ovviamente, come sempre in Whitman, un forte elemento di fusione, nel senso positivo del termine, con l'elemento della natura. Essere nella natura ed essere naturali significa tenersi per mano qualsiasi siano le parti e i modi con cui,
con cui ci si avvicina. E questo è, per tornare all'osservazione sul teatro, profondamente adatto a un'interpretazione teatrale. A proposito di natura, il senso della natura di Walt Whitman lo conosciamo e mai abbastanza, no? A cominciare dalla citazione, a questo punto dir poco banale, Foglie d'erba, no? Ma non sarebbe riduttivo fermarsi proprio a questa definizione, perché la natura per Walt Whitman ha qualcosa di molto importante, che sia foglia, che sia persona, non importa. Sì, io devo dire che qui ci aiutano mirabilmente le parole sue. Cioè, se io penso a alcuni versi di questo libro, e penso in particolare a una poesia che si intitola Boccioli, in Boccioli troviamo, secondo me, l'unione fra natura e parola, no? Dice Whitman: ciò che è della terra e ciò che è mio lo porgo fresco a te in modi naturali, custodito in silenzio. Pensieri, parole, grandi e piccole poesie, li porgo davanti a te e dentro di te perché tu possa farli germogliare come facevano una volta. Se offri loro il calore del sole, si schiuderanno, prenderanno forma, colore, profumeranno per te se divieni il loro alimento e l'acqua. Nasceranno fiori, frutti, alti rami e alberi. Sono parte di te come lo sono di se stessi, forse più di te che di se stessi. Non sono parte di una sola stagione né di un ciclo, ma di più cicli. Sono germogliati lentamente dalla terra e da me, e ora dovranno con uguale lentezza germogliare da te. Marco Zapparoli, un conto è parlare di Walt Whitman come lettore, per esempio, e un conto è parlare di Walt Whitman come editore. Ecco, come stanno insieme queste due posizioni? Ma da lettore è bellissimo rigodersela, no? Perché in fondo questo libro è un po' il cuore di Foglie d'erba, e quindi è un riscoprire Whitman da un lato, come dire, più completo e più profondo. Da editore è la gioia di riavvicinare determinati classici e pubblicare determinati classici che magari a cui non si osa riandare, o ci si va magari in modo scolastico o in modo, come dire, parziale. Facciamo una collanina con 20 poesie di Rimbaud, 20 poesie di Shakespeare, 20 poesie, no? Che ha un aspetto divulgativo, oppure proviamo effettivamente a fare un lavoro serio e filologico. Quindi la soddisfazione editoriale è quella di permettersi il lusso di fare un lavoro che è sì divulgativo, ma è anche filologicamente significativo. E devo dire che Diego Bertelli, che ha tradotto e curato questa edizione, ha fatto un lavoro da un lato di scavo, ma dall'altro anche di resa particolarmente efficace. Quindi tutte le volte che lo scavo nelle parole porta a qualcosa di nuovo, anche il lato dell'editore è pienamente soddisfatto. Walt Whitman, Rivelerò io, cosa dire di me, pubblicato da Marcos y Marcos. Molto particolare la copertina, quella di Luca Mengoni. Ma adesso, avendo con noi un editore, non possiamo non chiedere: qual è l'ultima novità uscita dalla vostra casa editrice Marcos y Marcos? Parliamo di poesia o di narrativa? E uno e l'altro. Ah, è uno e l'altro. Allora, in narrativa, un romanzo di una autrice romana, anche se alcuni pensano che sia francese, in realtà è romana, che è Rita Charbonnier, di cui abbiamo appena pubblicato L'amante di Chopin. E di cui noi abbiamo appena pubblicato anche la conversazione con la stessa Rita Charbonnier, parlando dell'amante di Chopin e l'amore tra Chopin e George Sand. Sì, perché no, la cosa divertente è proprio questo contropiede. Uno pensa a una ragazzetta e invece in un certo senso l'amante di Chopin, potremmo quasi dire che è Chopin l'amante della Sand, no? Comunque era una donna con una forza e una capacità, come dire, di reggere cose notevolissima. Quindi questa è stata l'ultimissima novità di narrativa, e effettivamente pian piano i lettori la stanno imparando a conoscere. In poesia invece
L'ultima pubblicazione è La Terra di Ferro di Pasquale Pinto. E qui la cosa interessante di Pinto, questa è un'antologia, non è un'opera cospicua, cioè è un libro di 200 pagine, 170 pagine, però raccoglie poesie tra gli anni 70 e gli anni 90. È molto importante dal mio punto di vista, qui parla l'editore, perché è un passo, dopo la pubblicazione di quell'opera di Luigi Di Ruscio, è un passo ulteriore in una linea che chiameremmo, ma proprio giusto per definirla in una battuta, la linea della poesia operaia, cioè di una poesia che nasce da una voce non colta, ma che ha una capacità di cogliere in modo visionario il dramma del lavoro operaio. E infatti, diciamo, ci sono delle poesie tostissime che raccontano il territorio tarantino. Pinto era di Vieda Taranto, e quindi potete immaginare il contesto industriale terrificante di quella terra, e da un lato parla della terra e dall'altro parla anche del disastro e degli scempi. E quindi, diciamo, il clangore e il rumore delle turbine, delle macchine industriali si unisce anche al sudore, alla sofferenza di chi, insomma, ci lavorava e ci lavora. Devo dire che il risultato è notevolissimo. C'è il libro a portata di mano, Marco Zapparoli? Sì, sì. E allora sì. Lo apriamo, come facciamo quando raccontiamo le poesie, lo apriamo a caso. E la poesia che incontriamo, Marco Zapparoli, ce la fa ascoltare. Allora, questa poesia è del 1978 e fa parte di una sezione di frammenti sparsi e inediti. E qui capite subito di cosa parliamo. È nell'ora in cui la ghisa scende in giallo nelle pance dei siluri che io vedo uomini senza capo né braccia prestarsi animo nei riverberi degli altiforni. Lì le aste di colate sono carne rosa che la ghisa avverte da tempo senza scomporre le sue vene. Chi parlerà di voi, uomini rossi, senza età, senza bestemmie? Chi parlerà dei vostri natali accanto alla ghisa, lontano dai canneti dove vivono gli ultimi gabbiani? Pasquale Pinto è solo un uomo costantemente denunciato dai rivoli delle vostre fronti. Vedete che anche in questa poesia c'è, no? Andare alle parole stesse dei poeti non è solo bello, ma come dire, apre, illustra molto meglio di quanto potremmo fare noi il succo di questa raccolta. E il dramma anche di quella terra di una città che viene non addolcito dal dire poetico, ma viene innalzato a tragedia, vera tragedia. E speriamo di raccontarlo quanto prima. La Terra di Ferro, il libro di Pasquale Pinto pubblicato da Marcos y Marcos, ma siamo a fine anno, quindi si guarda già alle prossime uscite, alla prima uscita 2024. Marco Zapparoli, quale sarà? Allora, la prima uscita in poesia è un libro per noi estremamente importante, un libro di passaggio, perché si tratta di una antologia molto cospicua, di più di 500 pagine, con una selezione delle migliori poesie di Yolanda Insana. Yolanda Insana ci ha lasciati nel 2016, dopo aver pubblicato da Garzanti, diciamo, suo ultimo editore è stato Garzanti, diverse opere, e Garzanti stesso nel 2010 ha pubblicato quella che io chiamo la Garzantina Insana, molto impropriamente. In realtà è un cospicuo elefante, è un volumone anche questo di più di 400 pagine, e Yolanda Insana da diversi anni era nel cuore di tantissime persone, perché poi l'ho scoperto studiandola un po' e girando per l'Italia, era nel cuore di tante persone, ma mancava effettivamente un volume complessivo, un volume che rendesse conto del corpus di una poetessa di questa rilevanza. Quindi il volume degli elefanti
raccoglieva le poesie dal 77 al 2006, il nostro volume parte da quella data, parte dalle prime opere, ma si spinge fino appunto al 2016, a 10 anni dopo, e contiene numerosi inediti. Io devo dire che, studiando un po' questa poetessa, ho scoperto come degli esegeti e degli ammiratori di primissimo livello. Cioè, ho visto tanti articoli, tante citazioni e tanti studi dedicati a lei, bellissime parole di Valerio Magrelli, di Nadia Fusini, di Giovanni Raboni e tantissimi altri, di Emanuele Trevi. E non mi stupisce, perché in effetti i suoi modi, la sua parola, la portata, come dire, da scannaparole e gabba lessemi, come si chiama lei stessa, no? Piena di rugosità, di spigoli, di spine, no? Di coltellate di bellezza. Uso un titolo, il titolo di una sua raccolta, Coltellate di bellezza, dove il terrificante, il terribile, il tradimento anche amoroso o l'elemento, come dire, sanguinante, no? Si mescola con il bello. Sono poesie molto declamabili, ne cercheremo di farle girare anche in quante più occasioni possibili. Lei stessa le fa molto in pubblico, molti ricordano ancora i suoi interventi, e quindi questo volume, che si intitola, per rendere un po' conto del suo modo di scrivere, si intitolerà A schiere le parole, no? Come se arrivassero come delle schiere, uscirà alla fine di gennaio, verso la fine di gennaio. E allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, anche per questo libro che ci ha anticipato Marco Zapparoli, editore di Marcos y Marcos. Intanto grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e buon lavoro con i libri. E grazie a voi per il prezioso lavoro di qualità che sempre fate.